Queste saranno tutte tacche. Come realizzare questa, cioè prese molto utili per l'allenamento in pochissimo tempo, riuscendo anche a riciclare o convertire oggetti in cose che possono ancora esserti utili. Questo video l'ho diviso in varie parti, in materiali, strumenti, lavorazione, montaggio e utilizzo. In questa maniera puoi avere le idee chiare del processo di costruzione e poi anche il perché dovresti farti una cosa del genere e come utilizzarla. Sono stato molto fortunato a trovare vicino l'immondizia questa bellissima sdraia. Queste saranno tutte tacche. Questo sdraio antico è fatto di ottimo legno, però ovviamente va utilizzato con le accortezze perché il legno è buono, però ovviamente non è mogano, non è teak e quindi ha, diciamo, una fragilità intrinseca e qui noi andremo a risolvere. Ti conviene premunirti di viti stock. Per non rompere il legno, ti consiglio di utilizzare delle viti tutte filettate. Importantissimo, rondella. Le specifiche delle dimensioni delle rondelle dipendono dall'utilizzo. Io, per esempio, sulle liste piccole anche, però fino a 1 cm che ho messo sulla placca, le ho messe anche senza rondelle. Per quanto riguarda invece lo strapiombo, abbiamo bisogno della rondella perché sennò si rompono. Questa qua si è rotta. Gli strumenti per realizzare una tacca in legno sono abbastanza semplici: un seghetto alternativo con lama in legno, un trapano con punta da 4, consiglio, carta vetrata, un foglio se possibile in tessuto è migliore perché quello in carta semplice in realtà si rompe. Grana 100, 200 e 300. Infine il frullino se vuoi eliminare diciamo le pollicciate e quindi fare la smussatura della presa o anche arrotondarla con disco che smeriglia. Questo qua è molto più veloce, lo puoi fare anche con la carta normale, però con questo è molto più veloce. Solo una cosa che è un po' più rischioloso perché essendo veloce è un po' più difficile da controllare. Ci sono dei consigli che ti lascio in descrizione del video. Il primo passo è quello di procurarsi delle liste idonee. La dimensione che io consiglio è proprio un 10-4, però ovviamente puoi farla anche 10-3. Se tu trovi dei pezzi di legno che sono 10 cm di larghezza, alti 3 è indifferente. 1 cm, 0,5 soprattutto, non incidono sul palmo, quindi no, non ti fa differenza. E ora andare a segare le liste dal pezzo di sdraio che ho rimediato dell'immondizia. Ci siamo. Dopodiché misura. Io ti ho consigliato veramente di avere una misura orientativa dai 10 10,4, quindi larghezza 10, profondità 4. Quindi ora vedo quante me ne escono e poi se una viene fuori misura non è un problema, la utilizzo un po' più lunga o un po' più corta. Ora vediamo quante me ne escono. Faccio le righe a 10, una, due, 50. Ne faccio da tutte e due le parti il segno 30, 40, 50. Io uso addirittura lo stesso metro, lo uso come righello. Fatti i segni, vado a tagliare. Allora, puoi tagliare o su un banco, quindi mettendoti di spigolo e passando ovviamente fuori dal banco, anche a terra, mettendoti uno spessore in maniera tale, ti ricordo, che non faccia colpire la lama a fondo, a terra. Questo
Ok, in questo caso io ho il banco, lo faccio qua sul banco. Io potrei ora o utilizzare quella più piccola e quindi farci una mini presa per tre dita, una mini tacchetta, o se no farne una più larga. Io sono sempre per il piccolo. L'allenamento arrampicata più piccolo meglio è, quindi vado a mettere una in più. Poi male che va ci faccio un piede. Tagli, come puoi ben vedere, verranno, vedi che viene abbastanza schifoso. Questo ovviamente perché ho spinto, perché non è stabile. Carteggio, prendo la. Allora, l'importante è che non la tiri fuori questa scheggetta. Importante pure il fatto che io sbaglio, così tu ti rendi conto. Questa cosa qua, questa scheggetta non la devi tirare per fuori, ma per dentro. Quindi vai, metti la carta vetrata, la metti proprio sul bancone, la metto con la scheggia al contrario, non la faccio per fuori ma per dentro, così, inclinata in questa maniera qua, così, via, c'è più, perfetto, c'è più niente, perfetto. Stessa cosa di qua, vedi che fanno questi mucchietti qua. Ora mi prendo la più chiara, in modo che ci faccio i segni per i bucli. Questa piccola metto da parte, queste qua le lavoro in serie, dato che sono lunghe uguali, i buchi andranno stessa centratura, quindi stesse misure, più o meno, ok, le lavoro in serie. Allora, in serie vuol dire che prendo il segno su una, il segno dei buchi, faccio poi dal segno, lo sovrappongo e vado a fare i buchi su tutte quante. 2 centimetri, segno, segno 2 centimetri di qua, boom, mi tiro una riga al centro, boom, dato che è da 4. Allora, è 10 centimetri, la metà è 5, quindi due buchi dovrò fare a 2 e mezzo e 2 e mezzo, 2 e mezzo qui. E a 7,5 e qui, quindi da qui le due croci, 1, 2, vedo la punta quanto prende, me ne prende 4, a questo punto faccio 3 e 2. Sotto, per non forare il piano, mi prendo, io ho il moncherino, qua un vecchio pezzo di legno che tengo, le allineo e vado a fare. Utilizzo lo stesso sopra, così ho il segno dei buchi e vado sotto. 5. Posso pure scegliere quale lato prendere, però a sto punto, dato che ci sto, io pulisco tutte e due le parti. Lo puoi fare con la carta o con il frullino. Allora, con la carta ovviamente ci metti più tempo, col frullino. Il frullino lo mobile. Diciamo che ora questa è una presa di, tra virgolette, io lo chiamo primo livello perché? Perché la polliciata ti aiuta a sensibilizzarti, quindi aiuta a incominciare a progredire progressivamente, quindi utilizzando prima una cosa che diciamo che ci fai, cioè hai bisogno del pollice proprio per prendere confidenza con il legno perché ti devi abituare proprio al legno. Poi successivamente puoi incominciare invece a lavorarla smussando gli spigoli, quindi rendendola sempre più, diciamo, elevandogli il pollice. Questo lo puoi fare a priori, intanto con il seghetto alternativo, al posto di fargli il taglio dritto, gli puoi incominciare a fare il cerchio intorno, o se no, ecco, dopo però è più complicato, comunque chiede più lavoro. Un'altra cosa, diciamo abbastanza brutta di questo è che crea una polvere talmente sottile che te la trovi ovunque. È micidiale, questo sporca tutto l'ambiente intorno perché essendo molto sottile diventa volatile e quindi si sparge ovunque. Non è che casca, mentre la segatura normale, diciamo della sega, appunto casca, con questo invece va in aria e quindi diventa un delirio.
Tra l'altro diventa nero perché la velocità scotta e brucia un po' il legno. Quindi quarteggiandolo poi lo puoi rendere più chiaro se ti piace. E poi ecco, questo è un lato, ovviamente poi lo devi fare dall'altra parte. Intanto vedi, questo è più o meno il risultato. Però in questa maniera ecco, il pollice non ha presa, così il pollice non ha proprio presa. Volendo uno può farlo proprio a filo, dipende insomma, poi ci giochi un po' te. Riguarda invece l'angolo della presa, preferisco farlo a mano perché c'ho paura che se no mi mangia troppo legno. Quindi lo faccio a mano e dandogli anche, diciamo, una rotondità, facendolo a mano, quindi non anche sul piano, e in questa maniera qua gli do una rotondità. Quindi non mi crea, diciamo, uno spigolo vivo che mi può, tra virgolette, duolere le dita e i tendini. Sto usando la carta, quella da 100, quella più fina. Faccio tutte e due le parti. Finisco pure meglio il dietro, eh. Prima non ti ho parlato della lunghezza della vite, ovviamente allora, quello che ti consiglio è, oltre alla tutta filettatura, è di andare, diciamo, di prendere parte del pannello possibile. Diciamo che se fai il foro da 4, come ti ho consigliato io, la vite la puoi mettere o da 4 o da 3,5 o da 3, in maniera tale che non vai appunto a fare leva sulla presa che si spacca. Se tu vai a fare il foro da 4 e poi ci metti la vite da 5, quasi sicuramente la presa è un fatto di multistrato, il quale le venature sono intrecciate, andrà proprio a spaccarsi. Eccola qua, questa è da 3, perfetta, abbiamo 2 da 3 e andiamo al montaggio. Quindi sulla placca qui c'è la scelta. È necessario metterci la rondella? A mio parere no. Mentre su strapiombo le ho rotte e quindi lo so e sono fondamentali, sulla placca io l'ho messa senza rondella. Non mi si sono mai rotte. Perché? Perché è un altro tipo di stimolo. Poi, soprattutto se non hai, non metti, non c'è la possibilità di tirare col pollice. Ovviamente, questo sempre con il concetto, a maggior ragione, come io sconsiglio di mettere i piedi sulle prese in legno, per, diciamo, quelle, anche con i bulloni, figurati su queste con le viti. Poi, ovviamente, si può fare anche se si possono mettere i piedi, però nel momento in cui uno sceglie di mettere, comunque non questa, ma di fare, diciamo, una presa in legno che poi farò il video, lì interveniamo anche con la colla e farò comunque un video apposta. E quindi andiamo a montare, in questo caso senza rondelle. Nel montaggio delle prese in legno, quello che ti consiglio io, soprattutto nelle filettate, nelle, quelle cioè dove si direttano le viti, ti consiglio di metterle in maniera tale che non vadano a coincidere ovviamente con i buchi normali, quelli con filettati con il ramo dietro. In questa maniera tu potrai aggiungere e non eliminare possibilità. E poi anche perché comunque una tacca in legno, perché la dovresti spostare? A meno che non la metti male. Se tu prendi il centro ideale fra quattro buchi, la metti più o meno al centro, un po' più verso, diciamo, la base rispetto al centro. In questa maniera, diciamo, c'è più spazio libero e poi dipende dal muro, da come lo vuoi riempire o no. Ovviamente una tacca da 1, o sei molto sciolto, se no metterla a una fila bassa così, non so come potresti utilizzarla, cioè dovresti essere molto molto sciolto. Quindi io, come vedi qua, l'ho cominciato a mettere, diciamo, da una fila di buchi che è 6. Ah, questa è la serie, io la voglio andare, la metto dove, più o meno al centro, un po' più in alto. Allora, una cosa che devi constatare è che se metti la tacca, appunto la metti qua, ovviamente quando prendi la presa andrai a sbattere. Devi capire sotto che sia abbastanza libero. Quindi la metto qua in maniera tale che mi venivo molti problemi. Questo è un po'. Cerca di andare troppo a battuta la vite, non farla entrare troppo dentro perché sennò spacca. Le viti sono coniche, quindi entra dentro e allarga, e quindi quello spaccherebbe il legno. Va a spaccare il legno. Ok.
allora questa che ho messo recentemente per tappare il buco, ora questa la sposto e la vado a mettere. Ah, per mettere le filettate, non ti ho detto, ti conviene usare un avvitatore. Questo non te lo consiglio, l'ho già detto anche in altro video, perché è troppo potente. Sa, quello che ti consiglio a te, quello che ti metto come al solito il link in descrizione, comunque è un trapano avvitatore che c'ha una frizione e che non sia comunque così tanto potente. Questo è 5,2 A, è mostruoso, cioè, questo vuol dire che spacca. Lo puoi fare anche a mano, eh? Forse pure meglio. Ovviamente io queste tacchette in legno non è che le metto solo qua, io le utilizzo per i bordi, le metto sopra il tetto, le metterò anche sulla colonna che ho fatto di là. Il concetto che mi va di trasferirti è anche come utilizzarle. Insomma, non è che uno dice, sai, ora metto le prese in legno, io mi alleno solo sulle prese in legno. Anche lì no. Cioè, come si fa? Diciamo a come ad abituarci, sì. Ora, basta semplicemente, ecco, che tu hai una presa in legno piccola vicino a un'altra più buona. Ti metti all'altezza, metti così, se ce n'è una qua, perfetto. Prendi una presa buona in mezzo, posizioni i piedi 1, 2 e provi a utilizzare questa presa andando a un'altra presa buona. Così, facendo avanti e indietro, così tu la sensibilizzi. Poi, se lo vuoi fare uguale, con la mano sinistra, uguale, prendi una di sinistra, prendi una presa buona di destra, op, op, e fai questi piccoli passaggetti. Piano piano, così lo allunghi sempre di più, poi puoi cominciare a fare da una buona, una legno, vai a un'altra legno. Così ti scaldi e ti abitui all'utilizzo appunto del legno. Poi dopodiché, se ne hai messe tante, io ci faccio anche i circuiti. Però diciamo, ci puoi fare il circuito del legno, però non ti puoi allenare sempre il circuito del legno, perché? Perché ti irrigidisce. Quindi la cosa ideale è che tu ci fai un allenamento, sì, diciamo così come ti ho fatto vedere, ci fai dei passaggi, fai delle cose, però la inserisci anche nei traversi normali, quindi nei circuiti, nei boulder, metti anche di passaggio nelle prese in legno. Oggi è tutto. La prossima volta ti faccio vedere sempre il concetto del riciclaggio, come da un pezzo di legno regalato sono riuscito a trasformarlo in diverse prese, sempre per arrampicata, sempre in legno. Alla prossima.